intervista, l'ex fidanzato della concorrente del Grande Fratello Elena Prestes ha detto la sua sul rapporto con Lorenzo Spolverato. Il rapporto tra Elena Prestes e Lorenzo Spolverato sta facendo molto parlare di sé sia dentro che fuori la casa del Grande Fratello. Molti coinquilini ritengono che tra di loro ci sia del tenero e che possa nascere qualcosa di bello e profondo. Sul web e sui social, se molti sono di questo parere, un'altra fetta, invece, è convinta che entrambi stiano giocando di strategia. Ipotesi sostenuta anche dall'ex fidanzato della modella brasiliana, Carlo Motta. Nel corso di un'intervista rilasciata di recente a Fanpage, il ragazzo ha innanzitutto parlato della fine della storia con la GFina, avvenuta il marzo scorso, è stata una mia decisione e non si è trattato di tradimento. Ero stanco della nostra relazione, non provavo ciò che provavo prima. Quando siamo andati a convivere ho iniziato a subire molto di più il suo essere lunatica. Non riuscivo a mantenere una linearità nella mia vita, subivo le sue montagne russe emozionali e quindi ho accumulato un livello di stress incredibile. Quando ho capito che la relazione mi stava facendo del male, ho deciso di chiudere. Per qualche mese mi ha cercato in maniera morbosa, mi chiamava tutti i giorni per 15 volte al giorno con 50.000 telefoni diversi, visto che avevo deciso di non rispondere più al suo numero. Grande Fratello, ex fidanzato su Elena e il rapporto con Lorenzo. L'ex fidanzato ha poi detto la sua sul rapporto tra Elena e Lorenzo, rivelando che secondo lui lei non sta facendo una bella figura, per ciò che ho visto al momento, il suo comportamento nella casa non mi ha fatto pentire della scelta di lasciarla. Una donna di 34 anni, dal mio punto di vista, dovrebbe avere un atteggiamento diverso. Si comporta come una ragazzina. Sicuramente il rapporto con questo ragazzo è una dinamica positiva per il programma e lei lo sa. Ciò non vuol dire che ci sia solo un fine strategico nel suo comportamento, nel senso che non credo stia agendo controvoglia. Farei fatica a parlarle ora, perché come donna non sta facendo una bella figura. Capisco che la cosa più importante sia andare avanti nel programma, ma, personalmente, non so se il modo in cui si sta comportando le sia utile in questo senso.